Nessun vinto e nessun vincitore nel derby di Cremona Città tra Marini ed Esperia, un 1-1 che regala la vetta al Ciria 2020, ma per fare calcoli di classifica è ancora troppo presto. Match bloccato nel primo tempo, più vivace nella ripresa. Due iniziative, su azione e poi su punizione di Pederneschi, non spaventano la porta di Menza. Anche il tentativo di Cesini risulta velleitario. Pederneschi prova ad aggiustare la mira da fermo in un avvio che vede l'Esperia provarci con più convinzione. Quando la palla di Plescia pesca proprio Pederneschi in controfuga, Menza esce bene ed evita guai. Più impegnativa è la parata di Vidalba, che dice no ad una magia su punizione di Pedrini. La Marini chiude in crescendo, ma è soprattutto nella ripresa che la squadra di mister Palmieri, che sfida l'ex Mizzotti, prende campo. Punizione di Pedrini, Vidalba in qualche modo ci arriva. È sempre Pedrini ad animare le azioni locali, sovrapposizione a sinistra di Lazrag e Vidalba rintuzza il cross. Nel momento migliore della Marini il gol lo fa però l'Esperia, centro da sinistra, il neo entrato Bergogni di piatto fa 0-1. Non dura però, dal 70esimo andiamo al 77esimo quando Pedrini trova il pareggio castigando il primo vero errore in uscita di Vidalba con una rovesciata pregevole e astuta. La Marini Pro Cremona potrebbe anche vincere quando la zuccata di Migliorati, da ottima posizione, finisce larga su azione da corner. Nel finale arriva però anche la puntura dell'Esperia col cross da sinistra che mette qualche brivido ai locali. Il risultato, tuttavia, non cambia più.